Diversi anni fa, rientrando con una nave nel porto di Genova, ho visto dipinta a caratteri cubitali sulla parte interna della diga foranea la scritta "No pollution please". Mi aveva colpito già allora questa frase e mi è spesso ritornata alla mente, non tanto per il significato in se stesso della frase, quanto per la necessità di trasmettere ai comandanti delle navi l'informazione su come comportarsi. Quel please, quel per piacere a non inquinare, allora era ancora lontano dal significato rivolto alle problematiche del mare come le intendiamo oggi. Quel please era una forma cortese più che perentoria a non inquinare unicamente le acque del porto. Ricordo che qualcuno, mentre la scritta negli anni si stava scolorendo per poi scomparire del tutto, ad un convegno disse che i genovesi erano stati come al solito previdenti e che non sarebbe stato male posare delle boe con tale scritta in certi tratti di mare delle nostre coste, magari boe luminose e lampeggianti che attirassero l'attenzione, aggiunse qualcun altro. Oggi mi spaventa moltissimo la guerra dei rifiuti, questa sporca guerra che si sta svolgendo con grande violenza in moltissime parti del mondo. È una guerra che si svolge sotto i nostri occhi. La vediamo perché i media ce la propongono continuamente. Molti ne sono partecipi anche contro il loro volere. Ne siamo tutti testimoni, è tangibile, è attorno a noi. Il mare è preda dei rifiuti, rifiuti di ogni genere e sicuramente lo è nella maniera più massiccia. La guerra che si conduce nel mare è invece in gran parte nascosta e per questo è più pericolosa. Coinvolge un ambiente che non ha uguali, un ambiente che è veramente il più globalizzato di tutti, che non ha confini. Un ambiente che non può distinguere, che non può separare ciò che riceve, che non può eliminare i veleni che l'uomo gli invia. Per molto tempo questo è stato un ambiente sconosciuto, misterioso, precluso alla scoperta come oggi la concepiamo. L'attività subacquea era quasi nulla. Solamente negli ultimi anni il cinema e soprattutto la televisione sono stati gli artefici della conoscenza del mare, mezzi di comunicazione che hanno fatto conoscere un'enorme fetta di mondo a miliardi di persone. Persone, moltissime delle quali neppure sospettavano l'esistenza di simili forme di vita. Eppure, ancora oggi, organizzazioni, società, amministratori pubblici, financo governi di alcuni paesi, continuano ad ignorare l'ecosistema più prezioso per la nostra esistenza. Queste foto sono state scattate in diversi mari del mondo, mari tropicali e mari temperati.
Nel realizzarle ho cercato di riprendere un ambiente piacevole, un ambiente vivo, colorato, di effetto grafico, insomma, immagini che ogni fotografo va naturalmente cercando. Non dico di aver avuto difficoltà per la scelta dei soggetti, questo no. Nel fotografare ho notato però alcune diversità. Certi ambienti non erano più così rigogliosi come me li ricordavo. Il mare è grande, mi dicevo, e cercavo le mie inquadrature sempre più in là. Qualche volta però mi ritornava alla mente la frase letta tanti anni prima, scritta sulla diga del porto di Genova. Ma per continuare a fotografare questo ambiente meraviglioso non sarà mica il caso di piazzare un cartello con su scritto "No pollution please"?